presidente dell'Avis, per chi non lo conosce, è la signorina Mancon Anna. Signorina, signora, mi scusi. Sindaco, io non so come si chiama, glielo faccio dire da lei. Bugiardo, va bene. Si possono dire bugie? Non si possono dire, mi sono appena confessato, quindi... Si può, perché è passata la Pasqua. Ok, buongiorno a tutti. Allora, visto che sono bugiardo, cedo subito il microfono alla... Lo cedo? Mi dà il consenso? Al nostro primo cittadino. Buongiorno a tutti voi, grazie per essere venuti qua. Era ora. Mancava da troppo tempo la Stralunà ed è stato bello vedere che avete partecipato numerosi. Ringrazio l'Avis perché come ogni volta è sempre presente in ogni occasione, dal Natale al Carnevale ad ogni manifestazione. Ricordatevi che donare è importante, donare significa vita per Avis e quindi... Buona giornata a tutti, buona festa a tutti e grazie per essere venuti qua. Parola al Presidente. Che dire di più di quello che ha detto Clara? Ringrazio tutti per essere venuti, chiaramente. Abbiamo riconquistato un po' di libertà e è bello soprattutto vedere tanti ragazzi, bambini con i genitori. E questo è lo scopo principale per cui noi facciamo anche la Stralunà, vederci un po' in faccia e girare un po' per le vie del nostro paese. Chiaramente Avis vuol dire donazione sangue, quindi chi ha 18 anni si può donare. Donare rende felici, lo proverete sulla vostra pelle. E quindi... Io sono arrivato 90 anni donando, Cesare, Cesare è stato un ottimo donatore sicuramente e dà l'esempio. Sì. Chi volesse avere informazioni io sono qua, oppure telefonando al numero che c'era sul volantino della Stralunà potete avere le informazioni per diventare donatori. Sono sempre benvenuti perché c'è sempre bisogno di sangue, quindi a voi l'opportunità di diventare donatori. Grazie ancora per la vostra partecipazione. Grazie, grazie. Io volevo dire che finalmente aggiungo un po', tanto per dire che il microfono ce l'ho in mano anch'io, che non sono una... Io ero abituato a dire le mie cavolate, è un po' di anni che non le dico più le mie cavolate, quindi qualcosa devo dire in più. Però volevo dire che oggi si respira più l'aria, non è più l'aria del pronto soccorso. È bello vedere, stringersi la mano, salutarsi da vicino, quindi questo mi ha riempito il cuore. Grazie della partecipazione. E adesso chiamo l'Ambrogio Nisoli, un perno dell'organizzazione dell'Avis. Ambrogio, se non ci sei tu non si fa la premiazione, giusto? Dov'è la Io il risotto lo mangio fresco, la mia signora va a casa a metterlo adesso, quindi sono a posto. Ambrogio, 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 aspettano a te la premiazione. Ci sei Ambrogio? Ambrogio! Allora, dov'è il Presidente? Come è scappato il Presidente? Anna, dai, allora, iniziamo la premiazione. È arrivato anche Paletto. Io cedo il microfono alla Presidentessa Anna, che fa la premiazione ufficiale perché io non riesco a pronunciare bene i nomi, eh? Allora,
ti porto io il primo. Sì, lei deve stare qua, ti porto io. Allora partiamo dai ragazzi delle elementari. Primo grado, Marcello Guidotti. Bravo! Sì! Va bene, noi abbiamo voluto fare qualcosa di carezza, forse partita al terzo, partiamo dal primo, però c'è anche un primo, Oramai andiamo sul secondo, Jacopo Capatti. Terzo, Nakamura Simone. Media può arrivare un gigante come Lorenzo, io prevedo le medie misure normali, la misura facciamo fare apposta l'anno prossimo. Bello, stai benissimo, è finito. Bellissimo! Sì.